Bella a tutti ragazzi, eccoci qua con un altro video di questa serie Spastic Games. Terzo video che faccio, spero che vi piaccia la serie, se la state seguendo. Se non la state facendo andate a vedere anche gli altri episodi. In breve parole sto trattando questi giochi che definisco un po' spastici perché o sono complicati o comunque hanno delle caratteristiche abbastanza uniche. Se volete saperne di più, guardate gli altri episodi che ho spiegato tutto. Parto con questo gioco nel terzo episodio che si chiama Time Steal. Abbiamo anche il Time Steal 2, ma preferisco il Time Steal 1 perché lo ritengo migliore. Inizio subito col presentarvelo, la schermata è molto semplice. E per cui possiamo anche iniziare. Nella schermata si navigherà con le frecce e con Z si scelgono le varie opzioni. New game, yes, e partiamo. Questo video non sarà molto lungo, solo per presentarvi un po' il gioco e vi spiegherò anche perché ho scelto appunto di presentare questo gioco e di definirlo come spastico. Come vedete subito l'ambientazione è abbastanza limitata e semplice. C'è una musichetta di sottofondo qui, degli effetti. Noi siamo con la pallina, come avete immaginato, e dobbiamo prendere il quadrato per passare al livello successivo. La difficoltà maggiore starà nei livelli successivi, in cui non dovremo colpire le punti che vedete lì e dovrete saltare i vari ostacoli. Allora, come vedete da subito, se avete visto i primi episodi, la differenza tra questo e gli altri episodi è grande. Infatti, da altri giochi è grande. Infatti, mentre gli altri erano adesso con Z potrete bloccare il tempo, fermarlo, e premendo Z lo farete ripartire. Adesso lo fermo così posso parlarvi meglio. Gli altri giochi erano tutti movimentati. Questo qui lo ritengo un po' spastico perché, come potete vedere, sembra un'ambientazione, guardate, trema tutto. Non saprei come descriverla con questi rumori, con questo eco. È proprio un gioco spastico. Adesso non sembra, ma diventerà sempre più complicato. Già a questo punto io ci ho già giocato, per cui il gioco lo conosco un po', ma comunque vi assicuro che non è semplice. I tasti non sono molti e dovrete vincere il gioco utilizzando praticamente solo la Z per fermare il tempo e i tasti per muovervi. Adesso vado avanti un po' con questo gameplay. Comunque, come ho detto, il video non dovrebbe durare molto. Spero che vi piaccia. Adesso ho sbagliato e dovrò ripartire. Adesso vi farò vedere, cioè, come potete vedere, trema, ci sono dei rumori, per cui l'ho ritenuto un po' spastico. Non è uno dei giochi più, diciamo, sia appunto spastici che vedremo, oddio, ho sbagliato tasto, che vedremo in questa serie, però è comunque simpatico e se volete mettere la prova è un ottimo gioco. Adesso vi mostro qui verso il tempo. Ok. Pessima idea. Ok. Sto salendo per andare al prossimo livello. Non
naturalmente man mano che si andrà avanti i livelli diventeranno sempre più complicati. Ora sono passato al sesto livello e niente, spero che questo gioco vi sia piaciuto, che abbiate apprezzato questo video e spero che anche, diciamo, mettiate un bel pollicione in su così che mi incentivate ad andare avanti con questa serie. Finisco questo livello e poi chiudo il video. Intanto ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno visto i miei video. Sono morto, ok. E spero che vi sia piaciuto, lo ripeto, e alla prossima.